Questa è Valentina, uno dei fumetti più cult in Italia. Il disegnatore è il grande Guido Crepax. È una che non è mai passata di moda. Nata negli anni 60, un po' trasgressiva, di professione fotografa. Ha sempre fatto di testa sua. Non stupirebbe vederla a bordo di un Alfa Romeo Spider, anche se lei guidava una Giulietta Sprint. E la Giulietta c'entra in questa storia. Le storie delle auto Alfa Romeo sono spesso intrecciate, proprio come gli episodi di Valentina. È il 1966 quando nasce l'Alfa Romeo Spider nella fabbrica di Arese, Milano. Ma facciamo qualche passo indietro. Già a metà degli anni 50 l'Alfa aveva capito che la sua 1009 era troppo impegnativa per le tasche dei consumatori, quindi decise di produrre una vettura più piccola e meno costosa, ma piena di appeal. È così che nel 1954 appare la Giulietta Sprint con un motore 4 cilindri da 1290 cm cubi. La versione sportiva ha subito grande successo, la berlina arriverà solo un anno dopo. Ed è dalla Giulietta Sprint speciale, quella guidata da Valentina di Crepax, che si arriva alla Spider Alfa Romeo degli anni 60. Ma tutto il mondo la conoscerà con il nome di Duetto. Questo nome, destinato a entrare nella leggenda, viene fuori con un concorso bandito dalla Casa del Biscione. La produzione del Duetto coprì 3 decenni. Il primo modello fu soprannominato anche Osso di Seppia per la forma sfuggente. Ma se Valentina non invecchia, anche la Spider dell'Alfa Romeo non mette una ruga, anzi forse ringiovanisce attraverso i vari restyling che si possono riassumere in ben 17 modelli firmati Pininfarina. Nel 1968 la prima evoluzione della due posti col marchio Alfa Romeo è la 1750 Spider Veloce. Un anno dopo arriva la versione con un taglio netto del posteriore, conosciuta con il nome di coda tronca. Bisogna arrivare al 1983 per la versione caratterizzata dalla gommatura nello spoiler posteriore, l'aerodinamica. Nel 1986 un'ulteriore evoluzione di questo modello con minigonne laterali venne denominata quadrifoglio verde. Il Duetto è un'auto che ha creato attorno a sé un immaginario, l'icona di film mitici come Il Laureato, è il simbolo di un'epoca fatta di velocità e benessere. Ma nostalgia a parte, parliamo di motorizzazione. Il grande protagonista di questa classica è l'esuberante bialbero della GTV, disponibile nel corso degli anni nelle versioni 1002, 1003, 1750 e 2000. L'elasticità del motore offre rapide riprese e una buona accelerazione, ma è l'affidabilità della tenuta di strada che è sempre rimasta costante nel tempo. Le ruote rimangono incollate a terra in qualsiasi situazione. Le finiture e i rivestimenti degli interni sono di pregevole qualità. L'abitacolo sportivo è pieno di fascino anche nei piccoli particolari, come il volante a 3 razze tipo Nardi, caratterizzato dalla corona in legno. Il capitolo finale della storia del Duetto si scrive tra il 1990 e il 1995, e poi l'ultimo dei 124.000 esemplari creati durante la sua trentennale corsa esce dalla fabbrica. È la ultima, o elegante, caratterizzata dallo scudetto anteriore al negativo. Chi la comprava acquistava nuova un'auto che era già in realtà un'auto d'epoca, per appassionati. La produzione si è fermata, ma la storia del Duetto non finisce qui. Come le storie di Valentina, che a leggerle ogni volta sembrano sempre nuove.